Nel caso in cui si stia facendo un trasferimento un po' più lungo del solito o comunque non si abbia tempo sufficiente a disposizione per ricaricare la nostra MX30, ecco che la soluzione di ricarica fast charge, ovvero in corrente continua, rappresenta la soluzione migliore. Questa tipologia di ricarica infatti permette di ricaricare la batteria della nostra MX30 nel minor tempo possibile, circa un'ora per una ricarica completa, ovvero da 0 a 100%. Tuttavia è possibile anche ricaricare la nostra MX30 anche solo parzialmente o anche quando la carica non è completamente a zero. È ovvio che però un servizio di ricarica così rapido ed efficiente ha un costo leggermente più alto rispetto ad altre soluzioni. Ed ecco quindi una ricarica completa della nostra batteria, quindi 0-100%, ci costa fino a circa 16 euro. Per ricaricare la nostra MX30 alla stazione di ricarica fast charge, ovvero in corrente continua, è necessario comunque abilitare la stazione stessa attraverso l'utilizzo di un'applicazione su smartphone o attraverso una carta prepagata. Per connettere la nostra MX30 alla stazione di ricarica fast charge non è necessario avere nessun cavo con sé. Il cavo è messo a disposizione dalla stazione di ricarica esattamente come una normale pompa di benzina. Per connettere il cavo di ricarica della stazione fast charge è necessario aprire entrambe le prese sulla MX30. Colleghiamo ora la MX30 alla stazione di ricarica fast charge. Come prima cosa prendiamo la nostra tessera prepagata e la avviciniamo all'apposito lettore, esattamente come facciamo con la carta di credito quando paghiamo col contactless. Dopo pochi istanti sul display della stazione di ricarica comparirà la voce carta in fase di lettura. Appena la carta sarà riconosciuta e quindi sarà abilitata al pagamento della nostra ricarica, verrà dato un messaggio sullo stesso display della stazione di ricarica indicandoci di andare a connettere il cavo alla MX30. Abbiamo circa 90 secondi per connettere il cavo. In alternativa alla tessera prepagata, per sbloccare la colonnina di ricarica è possibile usare anche una delle tantissime applicazioni disponibili oggi sui normali smartphone. Attraverso fatti questa applicazione è possibile individuare la colonnina a me più vicina e andarla ad attivare. La ricarica in questo caso sarà addebitata sulla mia carta di credito o sul mio conto PayPal che ho associato sulla stessa applicazione. Andiamo quindi adesso a afferrare il cavo di ricarica e a inserirlo nella presa della nostra MX30 che ho precedentemente aperto. Connesso il cavo alla presa di ricarica della nostra MX30 si sentirà un piccolo rumore che indica che il cavo è stato bloccato sulla stessa presa. Il cavo viene bloccato all'interno della presa per motivi di sicurezza, perché io posso lasciare la macchina parcheggiata in città e andarmene a fare una passeggiata o fare shopping e voglio evitare che chiunque passi vicino alla mia macchina, anche semplicemente per un dispetto, per farmi uno scherzo, possa sfilare il cavo dalla presa. Quindi il cavo è bloccato. Subito dopo inizierà a lampeggiare la spia lampeggiante verde. Lampeggiante verde significa che la ricarica è in corso. Questa diventerà verde fissa quando la ricarica sarà del tutto completata. Una volta connesso il cavo alla presa di ricarica, quindi il processo di ricarica è in corso, io posso controllare lo stato di ricarica sia dal display della stazione di ricarica sia dal display del quadro strumenti della MX30. In entrambi i display è possibile visualizzare la percentuale di ricarica in quel momento e il tempo necessario a completare la ricarica. Lo stato di ricarica posso controllarlo in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo in cui mi trovo attraverso l'applicazione My Mazda. Posso andare a interrompere il processo di ricarica accostando nuovamente la mia tessera prepagata al lettore sulla stazione di ricarica. Dopo pochi istanti tutta la procedura di ricarica verrà bloccata e io potrò di nuovo estrarre il cavo di ricarica dalla presa e posizionarlo al suo posto. Per sbloccare il cavo dalla presa di ricarica della MX30, quando avrò terminato la ricarica, sarà sufficiente premere il tasto lucchetto aperto, il tasto di sblocco delle portiere, sul telecomando della MX30. Attenzione perché comunque all'interno di MX30 potete comunque configurare questa procedura di blocco o disblocco del cavo sulla presa come volete, quindi in realtà si può anche decidere di
attivare uno sblocco automatico a termine della ricarica, o si può anche decidere di non bloccare mai il cavo, questo in funzione di quelle che sono le esigenze e di dove andremo a lasciare la vettura a ricaricare.